Pianeta Oggi, eventi nel mondo. Trasmissione condotta da Massimo Bonella e Alviano Appi. Gentili ascoltatori, buonasera. Ringrazio della linea la regia. Questa sera vedo di turno Modena con Ugo Moreno. Sono le 19.01, questa è RST Radio Science TV Online. Dunque, benvenuti a Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, trasmissione di approfondimento giornalistico di cadenza settimanale, a cadenza settimanale. In studio Massimo Bonella. Dunque, iniziamo con quella che è la panoramica delle notizie più importanti del momento, e vi dico subito che ieri sera Radio Science era in diretta sotto mezzanotte con il sottoscritto, alla regia centrale c'era Rosario Moreno da Treviso, perché stavamo descrivendo un po' quello che è successo nel Casertano, perché è stato colpito da una forte tromba d'aria. Più che tromba d'aria sembra un tornado, ci veniva in mente un po' quello che si è abbattuto in provincia di Venezia lungo la Riviera del Brenta, che poi il nostro settimanale Pianeta Oggi Report ha fatto anche un approfondimento in merito con Fabrizio Zabeo, il rappresentante del Comitato Legati di Favaro Veneto dell'Interveneziano. E dunque abbiamo fatto questa edizione speciale e ci eravamo lasciati appunto con numerosi danni e anche diversi feriti. E dunque vediamo se riusciamo ad aggiornare un attimo la situazione circa 24 ore dopo. E ecco, ricordiamo che c'è stato quindi questo tornado che ha causato anche il ferimento di 8 persone in provincia di Caserta. Questo tornado si è abbattuto nella zona dei seguenti comuni, ora ve li elenco: San Nicola La Strada, Recale e San Marco Evangelista, alle porte del capoluogo casertano. Dunque, dicevamo, i danni molto ingenti, cartelloni pubblicitari divelti, alberi caduti e addirittura il capovolgimento di un camion e di una roulotte. A San Nicola La Strada il vento ha anche abbattuto un'insegna commerciale che si è schiantata sulle auto in sosta. Decine gli interventi dei vigili del fuoco per i danni causati dalla tromba d'aria, in particolare per liberare le strade dagli alberi caduti. Ecco, ieri sera si parlava anche di feriti, diciamo di alcuni feriti che erano gravi in codice rosso. Comunque è una notizia che noi subito l'abbiamo voluta mettere in primo piano, a differenza anche di alcune, anzi di parecchie, ho visto che oggi davano un'occhiata anche stamattina presto testate nazionali che o non la riportavano addirittura o la mettevano come ultima notizia nella scorsa dei titoli. Cioè, è inutile tenere nascoste queste cose qui, perché io capisco che sono delle anomalie che possono rappresentare una certa anche preoccupazione fra le persone, ma d'altronde è quello che ora stiamo raccogliendo. Abbiamo inquinato tutto, abbiamo diciamo così rotto l'equilibrio naturale del pianeta, il microclima, ecco, senza andare tanto a livelli mondiali, e quindi queste sono le conseguenze. Dunque, quindi stiamo sempre con le antenne alte, perché quando sono questi, specialmente questi sbassi di temperatura, ecco che può succedere, può capitare di queste cose. Quindi sempre molto attenti, essere prudenti e mai mettersi in strada quando il tempo minaccia brutto, quando gli esperti ci dicono che ci possono essere dei fenomeni di forte intensità, meglio stare a casa, meglio lasciare la macchina dentro al garage. Detto questo, andiamo avanti. Allora, c'è un aggiornamento: è stato trovato morto nella sua casa londinese Nikolai Gluskov, un esule russo legato al defunto oligarca russo Boris Berezovsky, oppositore del Cremlino. Anche questa morte è avvenuta in circostanze poco chiare. Secondo la figlia citata da un quotidiano russo, il corpo presenterebbe segni di strangolamento. Scotland Yard, in una nota, precisa che non ci sono indicazioni di un legame con il caso della spia russa Skripal. Dunque, andiamo avanti, vediamo di fare un po' una sintesi, sono diverse notizie questa sera.
Allora, il Consiglio di Stato, veniamo al nostro paese, il Consiglio di Stato respingendo i ricorsi contro il Ministero dell'Ambiente e la società Spectrum Geo LFD dà di fatto il via libera alle attività di trivellazione nelle acque dell'Adriatico al largo delle coste tra Emilia-Romagna e Puglia. Tre sentenze, due sui ricorsi della Regione Abruzzo appoggiati dalla Puglia, uno della provincia di Teramo, comuni costieri abruzzesi, in parte infondati e in parte inammissibili i ricorsi. La trivellazione serve a cercare gas e idrocarburi su 30.000 metri quadri di fondale. Vedremo cosa ne penseranno anche i cittadini, perché qui bisogna anche stare attenti poi a quello che è il discorso delle conseguenze legate al pericolo della subsidenza. Ecco, su questo ampi approfondimenti avevamo fatto nel 2011-2012 con il nostro settimanale A Chioggia Sottomarina, il discorso appunto dei gas sotto il mar Adriatico, sotto l'alto Adriatico per l'estrazione appunto di metano. Andiamo avanti ancora, c'è una notizia, dunque parliamo di mafia, vasta operazione di DIA, carabinieri del nucleo investigativo di Trapani e ROS, arrestate 12 persone ritenute responsabili di associazione per delinquere, di stampo mafioso, estorsione, favoreggiamento e fittizia intestazione di beni recati. Reati aggravati dalle modalità mafiose, scoperte le condotte criminose di esponenti delle famiglie mafiose di Vita e Salemi, ritenuti possibili favoreggiatori del latitante Matteo Messina Denaro. Parte del ricavato di investimenti fatti attraverso società riconducibili alle organizzazioni era destinata a mantenere i latitanti, individuati i capi delle due famiglie e arrestato Vito Nicastri, il re dell'eolico. In conclusione, diamo uno sguardo alla nostra testata giornalistica pianetaoggitv.net, in collaborazione sempre con RST Radio Science TV. In primo piano il nuovo notiziario, o meglio settimanale, che riguarda la rassegna delle notizie della settimana appena trascorsa, vale a dire RST Spazio 7, Radio Science TV Spazio 7, condotto da Rosario Moreno, editorialista di Radio Science TV, riferimento naturalmente alla nostra testata Pianeta Oggi TV. Poi abbiamo RST Notizie, in primo piano. Diciamo che il notiziario è partito da Pianeta Oggi TV, poi la linea è stata data a Treviso per il proseguo delle notizie della settimana, scusate, delle notizie del giorno, perché abbiamo voluto mettere sotto riflettore una notizia molto triste che purtroppo pochi, quasi nessun media ha riportato. La scomparsa prematura di Susanna Crispino del movimento Agende Rosse, scorta civica. Abbiamo così voluta ricordarla in apertura del notiziario. Poi vi segnalo solamente due settimanali, Pianeta Oggi Reporter, dedicati a due artisti, uno è Carlo Colombo, l'altra è Erika Boschiero. Fino in fondo abbiamo anche un'intervista al noto presentatore televisivo della TV commerciale, la storica televisione commerciale, cioè delle prime emittenti commerciali. Lui è Walter Carbone, che spiega un po', ecco, come è nata la TV commerciale, quali le difficoltà e come lavora una televisione, diciamo, che vive solo di finanziamenti della pubblicità. E infine l'edizione del telegiornale di Telefriuli, con un'intervista a Bruno Pizzol in occasione del suo 80° compleanno. 19:10, a questo punto non mi resta che dare la linea, che vedo già collegato da Pordenone Alviano Appi dell'Associazione Culturale Il Sicomoro, ilsicomoro.com,
per maggiori informazioni su tutte le iniziative che vengono fatte in Friuli Venezia Giulia e non solo in tema di conferenze, quindi ambiente, antimafia, ufologia e la spiritualità, ecco, il rispetto della vita del pianeta. Ecco, molto, molto importante questa cosa, molto interessante, un'associazione che noi seguiamo e diamo spazio perché appunto si parla di vita, che è poi quello che noi portiamo nella nostra linea, portiamo avanti nella nostra linea editoriale. Allora, Viano Appi, so che hai un ospite, anzi più di un ospite, molto, molto, molto importanti, interessantissimi, c'è curiosità, a te la linea, noi ci sentiamo al termine. Prego, Viano. Grazie Massimo e buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Allora, prendo il là un poco dal servizio che avete fatto, dalla notizia di questa tromba d'aria, o meglio, come dici tu, tornado nel Casertano, perché questa sera noi tratteremo di temi ambientali con quelli che sono i nostri, lavorando in ambito forestale, sono i nostri referenti in questo campo. Parlo di Mondin Giampietro e Paola Restiglian. Grazie ragazzi per aver accettato il nostro invito. Grazie a te, Aliano. Ecco, volevo solo aggiungere un piccolo particolare per quella notizia che hai dato sul via libera alle trivellazioni di 30.000 chilometri quadrati sul fondale marino dell'Adriatico, Massimo, dicendo che saranno fatti con un particolare sistema questi rilevamenti, una tecnica air gun, che è una tecnica che mette veramente a dura prova l'ecosistema marino, un ecosistema che possiamo già dire nell'Adriatico molto provato. Sono presenti 79 piattaforme e di queste 48 sono entro le 12 miglia marine. E oltre ai danni geologici che ci possiamo immaginare e che già sono stati dimostrati, a dire la verità, in passato, possiamo anche immaginare i danni che possono essere fatti alla pesca, ai pescatori di queste aree, di queste zone. Bene, allora ritorniamo a noi. Nella precedente intervista con Giampietro Mondin e Paola Restiglian abbiamo parlato un poco invece della crisi forestale, ambientale e forestale. Riprendiamo il punto da lì, Giampietro, e ti passo la linea. Buonasera, buonasera a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici. Allora, volevo giusto sintetizzare, siccome è passato un po' di tempo, le informazioni fondamentali della volta precedente, che sono la deforestazione, un dato dal 2000 al 2015, se ne sono andati 1 milione di chilometri quadrati, pari a 3 volte l'Italia. La desertificazione, invece, è un altro dato spaventoso, in 45 anni se ne sono andati 10 milioni di chilometri quadrati, la superficie della Cina, praticamente. Sono dati spaventosi su cui dobbiamo riflettere, dobbiamo capire come muoverci. E le linee d'azione sono due, perché queste sono parole, ma dopo dobbiamo passare all'azione. E l'azione una è boicottare. Noi dobbiamo informarci, sapere quali sono le multinazionali che lavorano e fanno queste distruzioni e non compriamo più, non gli diamo più i nostri soldi, non compriamo più i loro prodotti. L'altra linea d'azione è personale riguarda il modello di sviluppo. Da soli si può fare molto. E spesso cadiamo in uno stato di depressione quando sentiamo questi dati, perché diciamo: ma io da solo cosa posso fare? Invece si può fare molto dall'azione. Ecco, sì, Sì. scusami, Giampietro, ecco, volevo dire che è molto importante che noi diamo le informazioni, bisogna essere consapevoli della situazione catastrofica.
ma allo stesso tempo pensiamo che si debba poter essere consapevoli di quello che si può fare partendo dalla nostra, possiamo dire, personale volontà. E quindi mi fa piacere che tu possa toccare questo tema. Ecco, scusami dell'interruzione, vai. No, perché spesso ci viene presentato l'attuale modello di sviluppo come l'unico possibile. E questo non è vero, perché partendo dalla deforestazione, ad esempio, abbiamo la selvicoltura di tipo naturalistico, che è quella che viene applicata in Italia, ad esempio, in tutto l'arco alpino, che preleva dal bosco quello che è stato l'incremento degli ultimi anni. In questo modo il bosco rimane sempre produttivo, rimane sempre stabile e non subisce danni. Lo stesso tipo di selvicoltura di carattere così protezionistico viene fatto anche dalle altre nazioni in Europa, più o meno siamo lì. Le nostre foreste tutto sommato stanno bene, quelle europee. Ma quando andiamo a vedere come si comportano le nostre società, perché sono società occidentali prevalentemente, anche se sono multinazionali, nel terzo mondo fanno disastri, non è assolutamente una selvicoltura, anzi quella non si può neanche chiamare selvicoltura, quello è un disastro ambientale, chiuso là. Per cui si può avere legno mantenendo i boschi. Detto questo, passiamo al settore desertificazione, che il più delle volte è provocato dall'agricoltura di tipo intensivo. E la risposta, la soluzione sono le varie forme di agricoltura biologica, perché ce ne sono diverse. C'è l'agricoltura biologico-dinamica, c'è la permacultura, c'è l'agricoltura omeodinamica, ce ne sono diverse. E tutte quante mantengono la fertilità del suolo, permettono la salvaguardia del terreno e del territorio, perché per questi tipi di agricoltura il bosco non è un impedimento, le siepi non sono un impedimento, fanno parte dell'attività agricola. E a me viene in mente negli anni 70, quando ero studente all'università, quando si parlava di agricoltura biologica venivamo visti come dei matti. E sai cosa ci dicevano per farci? Cosa? Ci dicevano: ma l'agricoltura biologica non risolve il problema della fame nel mondo. Sono passati 40 anni da allora e sai cosa possiamo vedere adesso? Che è aumentata la desertificazione, che è aumentato l'inquinamento dovuto all'agricoltura chimica, che è aumentata la... la riduzione, è aumentata la riduzione della produttività agricola, cioè la produttività di suoli cala sempre di più perché manca sostanza organica e alla fine i morti per fame sono aumentati, non sono diminuiti. Allora vuol dire che questo modello di agricoltura è fallito e nel terzo mondo è stato applicato completamente, perché con la rivoluzione verde della FAO hanno portato proprio questo tipo di agricoltura nel terzo mondo ed è stato disastroso. Praticamente si tratta di un'agricoltura di rapina. Sì. Cioè io prendo tutto quello che posso oggi e per il domani, il dopodomani, come Attila passo. È proprio un'agricoltura di rapina. Sì, fatta dalle grandi multinazionali occidentali, giustamente come dici tu, con la responsabilità che dovremmo riconoscerci. Certo, e quel tipo di agricoltura deve ottimizzare il massimo reddito in pochissimo tempo. Però se noi facciamo una considerazione sui lunghi periodi, è disastroso per tutti, anche per quelle multinazionali. Se dobbiamo andare a fare anche i calcoli per quelle lì. Comunque, alla fine, io anni fa ho letto un libro di Jean, come si pronuncia qui, Paolo? Jean Genet, che era l'uomo che piantava gli alberi. È un libro bello, vi consiglio di leggerlo, e solo che io quando alla fine l'ho finito ero convinto che quell'uomo fosse davvero esistito. Invece dopo, in un'intervista, Jean Genet disse che si era inventato, era un romanzo,
lui aveva scritto un romanzo solo per far aumentare la sensibilità nei confronti delle piante e far venire la voglia alla gente di piantare piante. Ci rimasi male perché davvero ero convinto che esistesse quel tipo là, ma dopo anni ho scoperto che nel mondo ci sono tipi così, e uno per tutti, Yaukuba Savadogo. Oh, sentiamo, perché so che è una storia interessante, me ne avevi accennato e la condividiamo con chi ci ascolta. Yaukuba Savadogo diventò, spero che la pronuncia sia giusta, diventò famoso nel 2010 perché fecero un documentario sulla sua vita. È nato intorno agli anni 40, non si sa bene la data, è vivo e spero che viva altri 70 anni, altri 100 anni, perché è una persona fantastica. Allora, questo qui, figlio di agricoltori, venne mandato in città perché volevano che diventasse un prete dell'Islam. Lui fece un po' di studi, dopo mollò tutto e si dedicò al commercio. A un certo punto ebbe una crisi e disse: no, io voglio ritornare all'agricoltura, voglio ritornare dai miei. E tornò nel peggiore dei periodi, negli anni 70, che il Burkina Faso era, e tutta la zona del Sahel era interessata da una siccità spaventosa. Morirono parecchie persone e un sacco di persone scapparono perché il deserto avanzava. E quando i genitori videro arrivare il loro figliolo che disse loro che voleva riprendere l'attività agricola, lo presero per matto. Come lo presero per matto anche i vicini quando videro che sto qua si metteva a far buche nel terreno e piantare piante. Bello. Lui, sai cosa fece? Lui insieme ad un altro, vediamo se riesco a pronunciarlo bene questo, Paolo aiutami, Mathieu Ouedraogo, difficilissimi questi, adottarono un sistema che era quello dei vecchi agricoltori del Sahel, ma ci misero delle varianti inventate da loro. In sostanza cosa facevano? Facevano delle buche in cui ci mettevano dentro un po' di sostanza organica, foglie, rametti secchi, roba biodegradabile, e che attiravano le termiti si mangiavano queste cose e facevano nel terreno circostante intorno a queste buche, facevano tutti i loro cunicoli, tutte le loro piccole gallerie nel terreno, che quando arrivavano le piogge, che erano torrenziali, brevi e intense, queste buche... Quindi si conservavano dentro, facevano da piccola vaso di contenimento dell'acqua. Proprio, queste buche servivano per contenere l'acqua, ma l'idea di far lavorare le termiti ha fatto sì che intorno a queste buche si creasse come un terreno, come un groviera, un terreno tutto bucato che... Tenete presente che quel terreno è durissimo e quando arriva la pioggia martella e scivola e se ne va e sparisce. Invece con queste buche e con questo terreno tutto crivellato dalle termiti aveva un contenitore e una spugna fatta di terra intorno al contenitore. Su queste buche poi lui ci piantava le piante. E così, piantando una pianta dietro l'altra, armato solo di zappa, lui, il suo amico e i suoi familiari hanno cominciato a fermare il deserto e ci sono riusciti. All'inizio veniva una presa per matto, poi veniva deriso e alla fine adesso gli agricoltori vanno da lui e gli chiedono: aiutaci, insegnaci come hai fatto. Fantastico. Praticamente quanto è riuscito a creare come ambiente verde, foresta? So che lui era nella periferia di Ouagadougou, che è la capitale del Burkina Faso. Purtroppo lui in 20 anni ha rimboschito 20 ettari di bosco. Quindi devi tenere presente che aveva davvero solo 4 zappe. E questo era deserto e lui, se andate in internet e guardate i filmati che ci sono su di lui, sono bellissimi perché mostrano proprio questo bosco in mezzo al deserto. Sai cos'è successo? La cosa assurda,
queste sono persone che dovrebbero essere finanziate, aiutate, dovrebbero gestire tutto il Sahel, queste persone, e farebbero diventare un paradiso terrestre quei terreni là. E invece, cosa ha fatto la municipalità della città? Gli ha sequestrato, sequestrato, come si dice quando si porta via il terreno? Gli ha espropriato. Espropriato, sì. Perché deve farci delle villette. Quando c'era il deserto, nessuno pensava di espropriargli il terreno per fare villette. Chi fa villette in mezzo a un deserto? Ma sai, in mezzo a una foresta è bello fare le villette. E lui ha fatto ricorso, alla fine ha detto che dovrà ricomprarsi il terreno e ha aperto un fondo, ha bisogno di $20,000 per comprarsi questo terreno, ricomprarsi il terreno. Ma detto questo, che non è la notizia bella, la notizia bella è che lui ha creato un movimento in tutto il Sahel. Ci sono centinaia di agricoltori di loro spontanea volontà, non finanziati, non aiutati da nessuno. Se tu guardi le foto da satellite degli anni 70 e guardi le foto dei satellite adesso del Burkina Faso, vedi una macchia di leopardo di verde. È bellissimo. 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 C'era deserto e basta. Sì, e non solo loro hanno creato una foresta, ma hanno anche prodotto, so che in quelle zone, il miglio, il sorgo, eccetera, eccetera. Quindi proprio un'attività contadina che permetteva la sussistenza. Sì, perché il bosco ha ricreato un microclima idoneo anche alla coltivazione dei cereali. Però non hanno eliminato il bosco, hanno creato delle aree circondate dal bosco dove potevano coltivare i loro cereali. Tra l'altro periodicamente fa un mercato, una specie di mercato, che lui l'ha chiamato, vediamo se trovo come l'ha chiamato lui, i giorni del mercato, dove arrivano tutti gli agricoltori della zona, si scambiano le sementi di cereali adatti per quel tipo di terreno, per quel tipo di clima, si scambiano le scoperte, cioè hanno creato una specie di scuola dell'agricoltura del Sahel. Tra l'altro lui ha anche una radio da cui diffonde la sua novità, chiamiamola così, la sua scoperta, ecco, la sua rivoluzione. Un esempio dell'aiutiamoli in casa loro, questi si sanno saper aiutare in casa loro con la metodologia che non sia la nostra. È allora molto importante tenere presente questo. Pensa che lui adesso ha un profilo Facebook, vallo a vedere, che è interessantissimo, dove praticamente tutti i Salvadoro del mondo fanno riferimento a lui, e così si scopre che in Indonesia c'è un altro vecchietto che ha messo giù migliaia e migliaia di piante, che ha salvato il terreno del suo villaggio, per cui adesso gli abitanti del villaggio prima lo prendevano per matto, solita storia, poi lo deridevano e adesso dicono che è un santo, che gli ha salvato, gli ha permesso all'acqua di ritornare, adesso possono coltivare più tranquillamente tutti i terreni che stavano andando Senti Gian Pietro, so che anche la Paola ha una storia di questo tipo di volontà di ripartire da una situazione quasi impossibile. A te Paola. Sì, grazie, buonasera a tutti. Mi collego un attimo al discorso di Gian Pietro, perché Salvadorgo è solo uno dei tanti esempi di persone che con la loro semplicità e anche in fondo la loro ingenuità riescono ad ottenere grandissimi risultati utilizzando risorse veramente che sono molto esigue, se non la propria forza di volontà e il proprio amore per la propria terra. E così anche per la storia che un po' aveva già descritto Gian Pietro, scritta dallo scrittore francese Jean Giono, appunto si tratta di un uomo, Ezer Bouffier, che piantava alberi in una zona che era completamente arida e fredda della Provenza. E Bouffier viene descritto come un cinquantenne che sceglie di ritirarsi in quella terra con lo scopo di piantare delle querce. Questo racconto ha colpito tantissimo i lettori nel 1959, tanto che appunto pensavano fosse una storia solamente inventata,
In realtà, poi nella realtà si è proprio verificato un caso simile e altri hanno seguito l'esempio di Yadav Molai Payeng, che è un indiano che più o meno circa 30 anni fa ha scelto di piantare semplicemente dei semi in una terra brulla e dimenticata dall'uomo, in una regione dell'India, nella regione settentrionale di Assam, e a seguito di un'alluvione che aveva distrutto praticamente tutto il terreno fertile e costretto, e quindi anche fatto morire tantissimi serpenti, costretto la vita a non poter più svilupparsi. E fu allora che appunto Molai decise di piantare tantissimi semi per far ricrescere la foresta. Lui non è solo riuscito a far ricrescere la foresta, ma ha portato, cosa ancora più bella, la vita di tantissimi animali, quindi ha creato una vera e propria, un vero e proprio ecosistema nuovo. E quindi lì sono arrivati non solamente alberi, ma anche elefanti, rinoceronti, tigri, scimmie, uccelli e addirittura formiche rosse. E quindi, diciamo, ha dimostrato con un'azione molto semplice, alla pari di Savadogo, come con poche cose, con poche risorse, con tantissima voglia, volontà di fare delle cose buone per l'ambiente, un esempio di sostenibilità ambientale. E quindi ha creato un vero e proprio ecosistema che ancora adesso è... Ha fatto una cosa di un certo peso, perché sono 500-600 ettari di foresta. Ancora di Central Park, sì, certo. Infatti è molto eclatante come esempio, ma appunto dimostra come effettivamente non serva poi così tanto. E di sicuro serve la costanza, perché appunto si tratta di un intervento che richiede tantissima passione e volontà. E questo fa pensare come a livello internazionale sicuramente non interessi ai poteri forti di fornire incentivi a favore non solo di Savadogo, ma anche in India. Per esempio, il governo indiano non ha riconosciuto particolari meriti a Yadav Molai Payeng, e quindi appunto si tratta più che altro di esempio sporadico di singoli individui, ma che in realtà non vengono seguiti dalla volontà di chi effettivamente potrebbe con le risorse finanziarie risolvere molti problemi ambientali. Ed è un bellissimo esempio di come l'uomo può creare la vita anziché distruggerla. Questo è un bellissimo messaggio che ci lascia. Guarda, quando si parla di queste cose a me viene spesso in mente Masanobu Fukuoka. Io inviterei anche chi ci ascolta, prendetevi nota di questo libro, La rivoluzione del filo di paglia. Lo ripeto, La rivoluzione del filo di paglia, leggetevelo, è scritto da un grande giapponese morto da alcuni anni, forse una decina, adesso non mi ricordo bene, però un grandissimo scopritore delle risorse della terra. Lui era laureato, mi sembra, in chimica o in biologia, non lo so, forse tu lo sai, Gian Pietro, però di fatto Fukuoka ha condotto degli studi in Giappone, nella terra dei suoi genitori, e dopo aver fatto degli esperimenti con le grandi multinazionali, lui si sente di dover cambiare sistema, e alla fine lui dice: io non aro, io non concimo, io nemmeno spendo soldi per fare trattamenti anticritogamici, e io sfido le più grandi multinazionali a produrre quanto produco io per ettaro. E quindi dovremmo ritornare a chiedere alla natura come si fa, e c'è l'esempio di questi uomini
che dimostrano di saperlo fare. Senti, Paola, tu che hai studiato giurisprudenza, ci sono queste sono azioni costruttive di persone che ricreano la natura, ma so che ci sono anche situazioni dove i popoli devono difendere la natura dall'attacco di leggi, di disposizioni fatte contro diciamo gli indigeni, gli abitanti delle foreste, eccetera. Vorrei che ci dessi qualche indicazione in questo ambito. Certo, è vero, ci sono delle realtà purtroppo di popoli che sono perseguitati, forse questo termine giusto, dalla nostra mania di supremazia occidentale. E gli Yanomami, per esempio, una delle più numerose tribù del Sud America che abitano al confine tra Brasile e Venezuela meridionale. E il territorio Yanomami è molto ampio, ha un'estensione pari al doppio della Svizzera in Brasile, in Venezuela e occupa la riserva di biosfera e Casicchiare Alto Orinoco, e anche questa è molto ampia, si parla di 8 milioni, 9 milioni di ettari l'una. Queste due aree insieme costituiscono il territorio forestale indigeno più vasto del mondo. E loro sono costantemente minacciati tentativi di invasioni da parte di cercatori d'oro, sicuramente, che lavorano nella terra Yanomami in maniera illegale, trasmettono purtroppo la possibilità di ammalarsi, malattie mortali come la malaria, e purtroppo anche intervenendo con l'inquinamento dei fiumi e delle foreste tramite il mercurio. Ah, certo, quando si va a cercare l'oro, questi sono i sistemi per cercare di trovarlo, si inquinano con il mercurio le falde acquifere, chiaro. Certo, certo. Poi c'è il problema degli allevatori di bestiame che stanno invadendo e deforestando la striscia orientale del loro territorio in Brasile. E questo mette a rischio non solo la possibilità di vivere pacificamente, ma anche la salute proprio di questo popolo. E l'assistenza medica che è stata messa in piedi, diciamo, in via d'emergenza, non è in grado di raggiungerli, specialmente in Venezuela. E anche se il Brasile si è mosso, si sta muovendo con degli interventi legislativi, per tentare di arginare questa serie di problemi, in realtà non sembra si tratti di interventi che possano avere efficacia a lungo termine. Ma perché in realtà loro dovrebbero avere dei riconoscimenti su questi territori che sono stati a loro destinati. Che fine fanno questi riconoscimenti? Certo, soprattutto perché loro appunto hanno una cultura che è totalmente diversa dalla nostra, la proprietà è collettiva, non è privata, e quindi sicuramente il nostro tentativo di depravarli del loro territorio ha solo degli effetti nefasti. Nei primi anni 70 il governo militare ha deciso anche di costruire una strada attraverso l'Amazzonia lungo il confine settentrionale. E questo ha ulteriormente aggravato la situazione dell'impatto devastante sul territorio degli Yanomami. Ragazzi, allora io vedo che noi stiamo giungendo a termine del tempo a noi concesso. Io vi voglio chiedere di continuare a fare ricerche e a produrci informazioni sia dello stato delle cose in tema ambientale. Abbiamo toccato prima Pronto? Pronto? Fabiano? Ecco, riprendo io qui da Venezia, da Pianeta Oggi TV, ecco, in attesa che Fabiano, non so, mi sembra di aver sentito un rumore o che è caduto il microfono, ma aspettiamo, ecco, qualche istante
se riesce a recuperarlo, altrimenti andiamo in conclusione. Allora, vediamo un po', o è caduto il collegamento Skype, che potrebbe anche succedere. Vediamo, chiedo lumi alla regia di Modena. Ughetto, come siamo messi? Va bene, allora io intanto facciamo così. Allora io chiedo ai nostri ospiti di rimanere collegati, che magari alla fine mi danno una loro opinione su quanto Bene. sto per dirvi, visto che voi amate, ecco, la natura, siete vicino a questo, e sapere che il pianeta è minacciato da un'eventuale anche guerra atomica, perché qua ci sono venti di guerra sempre più forti, insomma, anche voi penso che vi ponete il problema. Tanti mi dicono: ma è sempre stato che l'uomo è cattivo, basta vedere anche Pronto? Marte. Eccoci qua, eccoci qua. Abbiamo recuperato Alviano Appi. Alviano, ti do la parola, poi andiamo in conclusione. Eh sì, non so dove abbiamo perso il discorso, scusa Massimo, che non mi sono accorto che era andata via la linea. Vai Posso? Gianpietro. No, ci stavi dicendo che sarebbe opportuno continuare questa ricerca su. Ecco, proprio alla fine. Allora sì, vi lascio con questo invito. Vi ringrazio di aver partecipato e rifacciamo delle puntate incentrandole sia sulla situazione reale di come si presenta nel nostro pianeta, sia di quello che si può fare persone, popoli che fanno qualche cosa a favore dell'ambiente e della vita. A te Massimo. Sì, E grazie ragazzi. allora Alviano, rimanete tutti fermi perché chiedo un paio di minuti in più alla regia, visto che non siamo sul terrestre come l'altra volta e siamo quindi anche un po' rinnovati come trasmissione potenziata. Ecco. E allora possiamo anche chiedere qualche minuto in più alla regia. Ecco, vi do una notizia, ve la leggo, poi voi ci darete una vostra opinione. Ecco, quindi anche tu, Alviano, che so che sei sensibile a questi problemi. Stavo dicendo, ci sono persone che dicono: ma una volta, anche quando c'erano le lotte con l'impero romano, i barbari, i longobardi, cioè c'era tantissima cattiveria, però oggi siamo arrivati ad un punto che in sostanza succede che abbiamo delle armi che potrebbero distruggere l'intero pianeta. È questo che è la cosa che preoccupa. Sì, la cattiveria c'è sempre stata, l'uomo di questo pianeta purtroppo è fatto male, cioè è fatto male, non che Dio l'abbia Beh, fatto male. ecco, l'osservazione che mi viene da fare è che comunque c'era una seconda possibilità o Sì. una terza possibilità. Invece adesso ci stiamo togliendo tutte le possibilità con una probabile o una possibile guerra atomica che disponiamo di tanto materiale da poter distruggere, letteralmente frantumare. La parola frantumare va benissimo. Il pianeta Terra diverse decine di volte, diverse decine di volte, quindi non avremo più un'altra possibilità come civiltà, come umanità, di ripartire da degli errori e magari correggerli. Veramente ci togliamo ogni possibilità. Ecco, questa è la Infatti, riflessione che mi verrebbe da fare. ecco, e questo che tu dici va praticamente viene confermato, va confermato con quanto vi leggo. È un articolo di Giuseppe Agliastro, io faccio un'estrema sintesi ovviamente per motivi di tempo, eccetera, tratto dalla stampa, però viene riportato dalla rubrica Terzo Millennio, che la trovate all'interno della testata antimafia2000.com. Dunque, il titolo è questo: La Russia testa il missile atomico che aggira lo scudo americano, di Giuseppe Agliastro, lanciato da un MiG, il vettore ipersonico, un successo, colpisce a 2000 km. Lo zar mostra i muscoli in vista del voto di domenica. Washington, niente di nuovo. La Russia sostiene di aver testato con successo un nuovo missile nucleare di ultimissima generazione. Si chiama Kinzhal, cioè pugnale, e deve il suo nome alla sua capacità di piombare sul bersaglio dall'alto, viaggiando ad una velocità 10 volte superiore a quella del suono. Pugnale ha una gittata di 2000 km e può pugnalare sia navi sia obiettivi terrestri.
Vladimir Putin lo aveva già presentato al mondo il 1 marzo assieme a tutta una serie di armi modernissime, a suo dire, in grado di penetrare. Un messaggio lanciato poco prima del voto agli elettori russi, che apprezzano l'immagine di uomo forte costruita attorno al leader del Cremlino e il ritorno di Mosca tra i pesi massimi del sistema geopolitico mondiale. Poi qui va sulla descrizione di come è andato il lancio, eccetera, eccetera. Ecco, un commento da parte vostra, poi andiamo in chiusura. E iniziamo tu, Alviano. Inizia tu, Alviano, poi dai la parola. Beh, guarda, il mio commento è un pochino quello di prima. Posso soltanto aggiungere che mi sembra che, voglio dare un dato, gli arsenali nucleari di Russia e America già attivi, perché ci sono altri che possono essere attivati in tempi relativamente brevi, raggiungono tra le due superpotenze quasi il 1000 testate atomiche, e quindi cominciare a ragionare in questi termini di forza mi sembra che si possa dire che il pianeta Terra è diventato un manicomio a cielo aperto. Passerei all'osservazione a Gianparola Paola, se si devono dire qualche cosa su quanto tu hai appena riferito. Sì, Alviano, a me viene in mente un esperimento che fecero negli anni 70 gli americani in uno dei loro deserti. Individuarono una zona, la recintarono e ci misero dentro un po' di rettili, mammiferi, un po' di animali che riescono a vivere in una situazione semidesertica. E al centro di questa area misero una sostanza radioattiva che si propagava in tutta l'area, in modo da simulare una situazione dopo una guerra nucleare. E si videro che sopravvivevano solo i rettili, i mammiferi saltavano tutti, morivano tutti. E per cui dicevano, in un'ipotetica guerra nucleare si salverebbero solo i rettili, però stiamo parlando di un periodo in cui c'erano meno bombe atomiche di quelle che ci sono adesso, per cui penso che non si salverebbero neanche i rettili adesso. Ecco, questa è la prospettiva. Lasciamo agli ascoltatori gli scenari che dovremo in tutti i modi con un po' di sensatezza cercare di evitare. Come Italia, il primo, dobbiamo ricordarselo, l'articolo 11 della Costituzione, che l'Italia ripudia la guerra come sistema di risoluzione delle controversie tra gli stati. Sì, teoricamente è così, poi abbiamo visto che sono sempre pronti a intervenire o a dare le basi a aerei che vanno a bombardare altrove, l'abbiamo visto in Jugoslavia nel 99, in Iraq, poi i nostri, diciamo così, tra virgolette, giornalisti dicono che, come ho sentito più volte io, ma da più di uno comunque nelle reti nazionali, che praticamente questa cosa serve per portare la democrazia in quei paesi, come ad esempio in Iraq. Andiamo a vedere, c'è praticamente un attentato, una strage, non dico quasi tutti i giorni, ma poco ci manca, insomma. Quando avviene una strage come quella, per capirci, di Bologna, che è successo da noi, quando morirono 80 persone, cioè ormai lì in Iraq non fa nemmeno più notizia. Ecco, ma ci rendiamo conto, è servito a questo, oltre a far ammalare poi non so quanti bambini dal discorso di conseguenze dell'uranio impoverito, gli stessi soldati italiani che sono andati in Kosovo hanno avuto di questi problemi, e malgrado ciò, malgrado diciamo di fronte ai fatti,
c'era chi negava, insomma, che si ammalavano chissà per quale motivo, non certo per l'uranio impoverito. Sono cose che hanno dell'incredibile. Ecco, questo purtroppo avviene, questo è lo scenario. Se poi qualcuno vuol dire che insomma non è vero e bisogna parlare positivo, io non sono d'accordo. Certo, vabbè, ci mettiamo allora la benda davanti agli occhi e allora iniziamo a parlare positivo. Invece queste cose qui vanno denunciate con forza, vanno messe sotto i riflettori per cercare proprio di scuotere un po' l'opinione pubblica, in modo da essere pronti a scongiurare qualsiasi forma di guerra, di qualsiasi forma di questo tipo, insomma, perché qua ne va di mezzo la salute dei nostri figli e dei nostri nipoti, perché se si scatena la terza guerra mondiale o comunque un conflitto internazionale usando armi atomiche, è finita, i nostri figli moriranno di cancri, di tumori. Cioè, vogliamo metterci in testa questo? Cioè, non è che non ci si può girare dall'altra parte, non si può mettere la testa sotto la sabbia. Lo ripeto, i nostri figli e i nipoti non avranno futuro. Ecco, se non vogliamo non usare la parola tumore, cancro, benissimo, allora diciamo che non avranno più futuro. Ecco, e ognuno poi se la vede per conto suo. Questi sono i dati di fatto, questo è il pianeta che noi stiamo fotografando. Io ringrazio Alviano Appi per l'intervista con i suoi ospiti, ringrazio la regia di Modena, Ugo Moreno, per la collaborazione, ringrazio voi gentili ascoltatori che ci avete seguito, e per coloro che ci ascoltano, che so che sono diversi nella zona del centro Italia, nelle zone del centro Italia, Toscana e Umbria, alle ore 20 a Teleidea sul canale 190 andrà in onda il nostro settimanale Pianeta Oggi Reporter. Per il momento è tutto, vi ricordo Radio Sirius TV è sempre sul pezzo. Buonasera. Avete ascoltato Pianeta Oggi, eventi nel mondo. Trasmissione condotta da Massimo Bonella e Aviano Appi. Vi diamo appuntamento alla prossima trasmissione.